in questa puntata di Ruota in Pista. Formula 1. Mentre le Mercedes di Lewis Hamilton e di Nico Rosberg mietono successi, le rosse di Fernando Alonso e di Kimi Raikkonen arrancano. E i tifosi del cavallino che fanno? Invocano San Cristoforo, protettore degli automobilisti, in attesa del miracolo, naturalmente. Nel servizio l'intervista a James Allison, nuovo responsabile del team Ferrari. Campionato mondiale rally. Senza nulla togliere ai meriti delle Volkswagen, ancora prima in Argentina, questa volta con Jari Mattilatvala davanti al compagno Sébastien Ogier. E questa è l'unica vera novità. Il resto è noia. Il ritorno della Nissan Le Mans con una vettura rivoluzionaria e perciò fuori classifica, la Zeod RC, un prototipo hybrid dotato di un propulsore 1.5 turbo di soli 40 kg accoppiato all'elettrico, speciale pure quello. Per saperne di più, guardatevi il servizio. Presentata la nuova Kia Sportage, la prima con l'iniezione diretta di GPL sviluppata dall'italiana BRC, leader del settore. Rivisitata nell'estetica, arricchita internamente con materiali più soffici e di qualità, la vettura coreana si conferma come uno dei modelli crossover più interessanti del mercato, anche in termini di offerta. A seguire, le pillole di Autolink. Gli uomini della Ferrari, dopo l'ennesimo Gran Premio deludente del 2014, si domandano cosa si può fare per recuperare terreno nei confronti della concorrenza. Se il terzo posto colto da Alonso in Cina aveva alimentato delle speranze, il sesto e settimo della gara in Spagna, condito anche col doppiaggio di Raikkonen da parte delle Mercedes, ha evidenziato le debolezze di un progetto che ancora una volta non sembra assolutamente all'altezza del blasone del cavallino. Un flop che desta ancor più preoccupazione di quello del Bahrain, dove le rosse erano finite al nono e decimo posto. Nell'Emirato, infatti, sembrava che i problemi maggiori fossero da imputare alla Power Unit. Poca potenza del motore V6, un compressore troppo piccolo rispetto a quello Mercedes, peso eccessivo e sistemi ibridi inferiori alla concorrenza. Invece, sul circuito del Montmeló abbiamo anche scoperto che a questi problemi vanno aggiunti quelli dovuti al telaio. La monoposto non ha abbastanza carico aerodinamico, ha problemi di trazione, è nervosa e sembra spesso inguidabile. Troppi problemi e soprattutto poche idee per venirne a capo e salvare una stagione che sembra già compromessa dopo poche settimane. Di certo, con l'andare dei mesi, le scuderie con budget inferiori ai top team, non potendo stare al passo con gli aggiornamenti, perderanno posizioni, ma probabilmente torneranno in auge team come Lotus o McLaren. E quindi per i piloti delle rosse sembra si profili vita dura anche per il futuro. Subito dopo le imprendibili Mercedes, intanto, si è piazzata in pianta stabile la Red Bull. Dopo i disastrosi test invernali, il team di Adrian Newey ha subito reagito. Individuate le debolezze, hanno definito degli sviluppi, li hanno portati in pista e ora la RB10 è subito dietro le frecce d'argento. La domanda è: perché la Ferrari non riesce a fare altrettanto? A questa e ad altre domande ha risposto il tecnico della rossa James Allison. L'inizio di un nuovo stagione è sempre un'esperienza molto mozzafiato, però quest'anno mi manca le parole di descrivere quanto abbiamo imparato in poco tempo. È un disegno, è una macchina molto giovane, è una regola molto giovane anche, quindi dovunque si guarda si trova prestazione. Ogni pista in Formula 1 è un po' diverso. Bahrain, per esempio, è la pista più cattiva per le gomme posteriori. Cina invece è il contrario, è più cattivo per gomme anteriori. Bisogna avere una macchina forte in ogni condizione e bisogna sviluppare la macchina per essere forte in ogni pista. Quindi quando si parla della prestazione della F14T in Cina oppure in Bahrain, non stiamo discutendo la stessa macchina, perché abbiamo migliorato questa macchina fra Bahrain e Cina. È una cosa che dobbiamo continuare a fare per tutto l'anno. Se possiamo gestire un sviluppo di questo genere, non si parla delle piste forti o deboli per la macchina diventa più forte in ogni gara e questa è la nostra intenzione e la nostra speranza. I nostri piloti sono
una parte di questa squadra e siamo molto molto fortunati di avere due piloti di questa classe, di questa capacità, abilità. Con Fernando abbiamo visto, come sempre, un livello di prestazione straordinario. Ha preso ogni opportunità quest'anno, ha preso ogni punto disponibile. Per questo dobbiamo dire grazie, però dobbiamo dire grazie anche a Kimi, perché sta lavorando in modo molto molto coesivo con la squadra, sta collaborando molto bene con la squadra, anche con Fernando, e ha dimostrato tante tante volte che è un pilota del primo fila. Quindi fra poco vedremo anche i risultati da lui. Nel frattempo siamo fortunati ad andare insieme in pista con una squadra forte e i piloti più bravi del griglia. Insomma, che dire, i piloti sono forti, lo sappiamo, e dopo un inizio di stagione deludente anche Kimi Raikkonen sembra in ripresa, ma senza una monoposto competitiva entrambi potranno fare ben poco. Ora però arriva la lotteria del Gran Premio di Monte Carlo, dove tutto è possibile, e chissà che con un po' di fortuna la Ferrari non possa tornare almeno sul podio. Ai tifosi della rossa non resta che affidarsi alla dea bendata. I protagonisti del Mondiale Rally, dopo la gara in Portogallo, sono approdati in Argentina per il quinto appuntamento del 2014 e tutti gli occhi erano, come sempre, puntati sul team Volkswagen. Le prove speciali sembrano molto belle, alcune sembrano molto difficili, soprattutto dopo la tempesta che c'è stata. Ora ci sono delle grosse buche sulla strada e bisogna fare molta attenzione. Mi sento molto a mio agio con l'auto, sono molto contento della vettura. L'anteriore è molto rigido e questo è molto importante. Abbiamo tutto per vincere, ma bisogna avere uno stile di guida intelligente. Ci sono andato vicino almeno un paio di volte, ma non ci sono mai riuscito. Quindi spero che quest'anno potremo avere delle performance ottimali fino alla fine e riuscire a cogliere la prima vittoria. Dopo il primo shakedown, dove il campione del mondo Ogier e i suoi compagni di team hanno guidato in modo molto prudente, era nella prima tappa che i veri valori in campo diventavano chiari a tutti. Le tre Volkswagen si installavano al comando del rally con Latvala, che chiudeva al primo posto seguito da Ogier, mentre un guasto rallentava lo sfortunato Mikkelsen. Non è stata la mia giornata, ma alla fine è andata bene. Siamo ancora qui e oggi ci sono stati diversi ritiri perché è stata dura. Abbiamo perso un po' di tempo nel secondo giro della prima prova, perché anche se non è stato nulla di grave, ho sbagliato qualche traiettoria e quindi ho sofferto un po'. Comunque ho provato a fare del mio meglio. Tutto andava bene e poi al decimo chilometro della prova speciale 5 si è accesa una spia. Diceva che c'era un problema con la batteria ed ho capito che l'energia sarebbe calata velocemente. Infatti la macchina si è fermata al chilometro 14 e non abbiamo potuto far nulla. Ho perso 5 minuti e ora il quarto posto è lontano 1 minuto e mezzo, ma credo di poter recuperare. Ho tenuto un buon ritmo, la macchina andava molto bene e anche le gomme, e sono riuscito ad essere un po' più veloce di Ogier. Lui è stato più veloce solo nella prova speciale più corta, ma a fine giornata sono riuscito ad avere un vantaggio di 17 secondi. Domani credo sarà una lotta durissima perché Ogier sarà un vero uragano, però non sono troppo preoccupato, sono qui per fare la mia gara e vedremo se funzionerà. La prima tappa terminava con i due piloti Volkswagen separati da soli 17 secondi, ma era nella seconda tappa che Latvala doveva confermare le sue ambizioni di vittoria. Il pilota nordico, infatti, ripartiva subito a razzo incrementando il vantaggio su Ogier. I due tiravano al massimo, commettendo anche un errore a testa che però non cambiava la situazione in classifica. Intanto Mikkelsen, dopo aver ripreso il via con la formula del Rally 2, riportava la sua Volkswagen in quarta posizione, dietro alla Citroën di Mick. È
È stata una buona giornata, sono riuscito a riprendermi il quarto posto abbastanza velocemente. Manca ancora molto alla fine, possono succedere molte cose. Vedremo, proverò a spingere e vedremo quanto andrò lontano. Sarei stato più felice se fossimo stati più veloci, ma non è andata male, anche se le condizioni erano peggiori di quanto ci aspettassimo. Verso la fine della prima prova si è delaminata l'anteriore sinistra. La vettura si è danneggiata molto e si è surriscaldata, quindi il motore è entrato in safety mode e ho perso potenza. Comunque non mi arrendo, continuerò a provarci, ma ovviamente se Latvala continuerà così sarà difficile. È stata una giornata molto dura, ma anche bella. È stata una grande battaglia quella con Ogier di oggi. Sono riuscito a prendere un po' di vantaggio nella mattinata e poi nel pomeriggio. Io ho fatto degli errori, ma anche lui ha fatto degli errori ed eravamo molto vicini. C'è stata una prova in cui abbiamo fatto una grandissima battaglia. Io ero davanti, ho fatto un errore, poi era davanti lui e ha fatto un errore. Insomma, devo dire che oggi ho dato davvero tutto me stesso. Dopo la seconda tappa, il distacco tra Latvala e Ogier era arrivato a 31 secondi, un margine non sufficiente perché il nordico potesse gestire la situazione con tranquillità. Nella terza e ultima tappa, le protagoniste erano le condizioni atmosferiche. Ogier provava a rifarsi sotto al rivale, che però rispondeva colpo su colpo. Alla fine, il campione in carica si accontentava del secondo posto, anche se poi spingeva al massimo nella Power Stage, prendendosi i suoi preziosi 3 punti aggiuntivi col miglior tempo. Latvala trionfava, mentre Mikkelsen chiudeva quarto dietro a Mikkel. Sono molto contento delle performance di tutto il team e di quello che sono riuscito a fare in questo weekend. Quarto è un buon risultato e ora sono terzo nella classifica piloti, il che è ottimo per la Volkswagen. 1, 2 e 3. Non è andata così male, ma certo non posso dire di essere felice, sono venuto qui per vincere. Però col secondo posto alla Power Stage ho fatto 21 punti e Latvala 26, quindi ne ho persi solo 5. Non male per il campionato. È stata davvero una grandissima vittoria, era tanto tempo che provavo a vincere questa gara e ora ce l'ho fatta. E poi è successo dopo un lungo dominio Citroën, davvero qualcosa di speciale. Con questa vittoria Latvala recuperava qualcosa in classifica, anche se il margine di Ogier nel mondiale restava di ben 24 punti. Mikkelsen intanto si installava al terzo posto in classifica insieme a Osberg su Citroën. Prossimo appuntamento dal 5 all'8 giugno, Correlli di Sardegna.